File lunghissime e tempi di attesa interminabili alla Mostra d'Oltremare di Napoli, dove sono cominciate le vaccinazioni del personale sanitario. L'inviata Stefania Zane. Come va? Male. Non c'è da chiedere, basta guardare. Sono medici, infermieri, personale sanitario. Sono qui per il vaccino. Sono in piedi da ore e stretti nei giacconi zuppi di pioggia, infreddoliti. Aspettano così il proprio turno. Qui stiamo da ore e ore intera ad aspettare, quindi se ci evitiamo il Covid ci becchiamo sicuramente qualche altra cosa. A Napoli, alla Mostra d'Oltremare, la campagna è iniziata ieri. La convocazione è generica dalle 8 alle 20. Tutti vicini, assembramento. Entriamo, la fila sembra interminabile, quasi un chilometro, ci dice chi l'ha misurata. Siamo in attesa da 5 ore. 5 ore? Sì. Senza bere, senza andare in bagno, senza mangiare, sempre con la mascherina. Ancora uno? Infine la meta, la cabina in cui ricevere il vaccino. Chiediamo spiegazioni sul perché dei disagi. Ci spiegano che è arrivata più gente di quella convocata. Abbiamo chiuso ieri sera alle 11, siamo partiti ieri mattina alle 8, proprio per non lasciare indietro nessuno. Ma l'effetto è dovuto al fatto che la nostra comunicazione, che è stata molto selettiva, si è distribuita in maniera incontrollata. Col passaparola l'ha saputo, non ha avuto una convocazione scritta dalla ASL. No. A Venezia sempre più attività commerciali finite.